Eder. Mech. Palister. Infingardo è un termine poco utilizzato nella lingua italiana moderna, che descrive una persona pigra, indolente, o che tende a procrastinare e ad evitare lo sforzo. Deriva dalla combinazione di in, prefisso che indica negazione o mancanza, e un termine antico che potrebbe riferirsi a forza o energia, suggerendo quindi una mancanza di vigore o di attività. Il 10 febbraio 2022 Gabriella, moglie di Sergio, ha confermato che lei, in un giorno che non ricordava di preciso, mentre si trovava a casa di Visintin Sebastiano insieme al marito Sergio. La figlia Veronica, la cugina di Liliana Radin Silvia e la figlia di quest'ultima Raffaella, su invito dello stesso Sebastiano, avevano prelevato alcuni oggetti appartenuti in vita a Liliana, tra i quali, un hard disk esterno. La donna, nel contesto delle proprie dichiarazioni, mi consegnava tale hard disk. Alla domanda se volesse aggiungere altro alle proprie dichiarazioni affermava che, per quanto fosse a sua conoscenza, Liliana non era solita portare con sé bottigliette d'acqua e che, di solito, indossava mascherine anti-Covid colorate. Corrisponde al vero che io, insieme a mio marito, ho prelevato dall'abitazione di via Verrocchio 2, alcuni oggetti di Resinovic Liliana. Non ricordo il giorno preciso quando siamo andati a casa di Visintin per accordarci per il funerale di Liliana. Abbiamo deciso di andarci su intermediazione della cugina Radin Silvia. Quando siamo arrivati, abbiamo trovato anche la vicina Gabriella che poi è andata via e siamo rimasti solo io, mia figlia Veronica, mio marito Sergio, la cugina Silvia Radin e sua figlia Raffaella. Sebastiano ci ha mostrato in camera da letto dove stavano le robe di Liliana e ci ha detto di prendere quello che volevamo. Noi abbiamo preso i quadri che erano appesi dalla parte dove si coricava Liliana. Poi alcune scatole con all'interno della bigiotteria che erano su un mobile sempre dalla parte di Liliana ed altra roba, senza controllare però cosa ci fosse all'interno. Dentro una scatola che abbiamo preso, poi abbiamo trovato un hard disk. Io personalmente non ho guardato cosa c'era all'interno dell'hard disk e non so se qualcuno della famiglia l'abbia fatto. Questo hard disk l'ho portato con me e ve lo consegno. Si tratta di un hard disk da 500 GB con attaccata un'etichetta con scritto a mano Infingardo. In tutte le cose che abbiamo preso, non c'era dell'oro, a parte un anellino schiacciato e non abbiamo trovato l'oro che doveva essere della mamma di Liliana. Ricordo che erano due braccialetti che Liliana teneva spesso addosso e due catenine. Forse anche altri oggetti che non ricordo. Ricordo che, quando eravamo in camera, Raffaella ha aperto il cassettino del comodino di Sebastiano e lui si è risentito. Raffaella, nella circostanza, ha preso un orologio marca Trussardi ma falso ed ora ce l'ho io. Ho sentito dire che Sebastiano ci sta accusando di aver rubato un orologio d'oro che era di Liliana, peraltro regalatole da mio marito, e tutto l'oro, ma ciò non è assolutamente vero. Ho notato anche che mancavano alcune scarpe di Liliana dalle scatole che, nell'armadio, erano vuote nonché, sicuramente, una borsetta della Tuna. Le scatole delle scarpe erano vuote e riportavano all'esterno l'indicazione del tipo di scarpa e, conoscendo la meticolosità di Liliana, mi era parso strano che mancassero al loro interno. Ricordo anche che, tempo prima, Liliana aveva detto a mio marito che dietro ad un quadro aveva nascosto un foglio con dei codici, non saprei a cosa si riferissero. Ma non l'abbiamo trovato dietro ai quadri che abbiamo preso quel giorno. Vorrei anche dire che, per quanto la conoscessi, Liliana non ha mai portato con sé alcuna bottiglietta d'acqua ed usava, quasi sempre, portare mascherine anti-Covid colorate che cambiava in continuazione, almeno io l'ho vista spesso così. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.